E bella a tutti ragazzi, sono Gamer Joe e bentornati su un nuovo video di Pokémon Go! Secondo giorno e seconda parte di un'indagine modulare. Andiamo subito in game. Eccoci qua, allenatori, ci eravamo lasciati con la parte, qua dopo ho anche qualcosa da mostrarvi. Un'indagine modulare 5 su 5. Sono riuscito al momento a completare la seconda e la terza, quella dei 25 Pokémon di tipo ghiaccio. Che anche lì ormai metti la Roma e lasci andare. Io ho la fortuna che avendo il braccialetto lascio lì il gioco, diciamo, fermo sul tavolino e intanto mi fa le sue catture. E un buon metodo per completare queste missioni. Sono rimasto un attimino fermo, sono arrivato a 2 su 3 di quella di sfidare un capo della squadra 3 volte. Andiamo subito a sfidarlo, quindi lotta, visto che adesso l'hanno messo qua. Poi devo andare anche qua a completare il PvP online, lo farò poi, allenatori. Andiamo contro Blanche, ma sì, dai, facciamo la ultra, andiamo con questa, dai, tanto per... Perché ho visto che bisogna portare a termine la battaglia, la lotta. Se io ad esempio esco, adesso che parte la lotta, esco e come... Facciamo ad esempio con il compagno che lì almeno parte il cuoricino. Invece qua non lo conta, bisogna proprio portare a termine la battaglia. Ghiratina che non è tanto efficace, mettiamo Typhlosion che dovrebbe andare alla grande. E comunque è così ragazzi, devo per forza fare le tre battaglie. Le altre appunto volevo un attimino schivarle entrando e uscendo. Ma non è andato, visto che non l'ha calcolato, quindi ci facciamo anche queste battaglie, così salgo un attimino anche con la medaglia, perché ero fermo ormai lì, bisognava farla all'inizio del gioco, nel 2016, che si metteva un Pokémon in palestra e lo si allenava, che era molto rapida come cosa. Adesso invece con queste lotte qua non si finisce più, non arriverò mai a prenderla oro. Mai, mai. Intanto ultimo Pokémon. Mi è scappato via tutto. Tutto l'incendio. Bam, fortissimo. Incendio, una mossa spettacolare. Ok, 3 su 3. Eccoli ragazzi, andiamo a prenderci tutto ora, tutto. Vedete, sono indietrissimo, indietrissimo. Allora, intanto ho anche messo come compagno, guardate che bellezza, il nostro Genesect che si presenta così, stupendo, bellissimo Genesect, bam. Andiamo quindi sotto missioni, ecco qua. Allora, abbiamo solamente 1000, non so se mettere pezzo o stella, ma quasi quasi sì ragazzi, andiamo con pezzo stella. Voilà, così mi prendo anche quella del PvP, questa qua, che poi ho ancora una lotta da fare, vabbè. Allora, prendiamo tutto anche qua, tac, sempre più polvere, ottimo. Vediamo chi è il Pokémon misterioso qua. Oh oh oh, Durant, Durant. 11-16, speriamo che è buono ragazzi, perché tutti quelli che ho trovato in giro facevano veramente pena, per non dire qualcos'altro. E qua, mazza, complicatissima la cattura, tiriamo, vediamo, dai, rimani dentro, è Durant. Ok, catturato, andiamo subito a valutarcelo. Che è anche alto in PL, ma è scarsino. Oh, fa schifo, fa schifo. Lo cancellerò poi. Non abbiamo più niente. Ho preso tutto e possiamo andare a completare la missione, ragazzi. Andiamo a completarla. Eccolo qua, il Poffin, le 10 caramelle Genesect e 3 pezzi stella. Ottimo, ottimo. Ho qua adesso quella del Team Rocket che chiaramente... Non posso fare, vabbè, io c'ho qua il mio radar, vediamo cosa mi dice, non c'è niente, no dovrebbe sì, ce n'è lì uno, però
ormai preferisco non uscire, almeno come avete visto, per fare la spesa, i beni primari, quelle cose lì sì. E infatti, riguardante questo, sempre stamattina sono andato a fare la spesa e ho preso delle nuove missioni. Dovrebbero essere sempre di Ninkada, quelle dell'indagine, un'indagine modulare, perché qua c'è un piccolo errore, ragazzi, o magari non si fanno intendere, perché praticamente se andiamo sul biglietto viene scritto che possiamo usarlo in data 20 marzo, ovunque ti trovi. Ma infatti è stato così, l'evento è partito sì il 20 marzo, però se leggiamo qua, dal 20 marzo alle 8, al 26 di marzo alle 22 serali. Quindi diciamo, come era stato preannunciato, l'evento dura 6 giorni. Però se si legge qua non si capisce quella cosa, però vedete anche lì, in corso, oggi è già il secondo giorno, in corso, quindi ottimo, abbiamo sia lo spawn, un attimino dell'evento, i raid non ci interessano e le missioni dell'evento, dell'indagine modulare. Infatti, come ho detto, sono andato a fare la spesa, lascio andare come sempre il braccialetto in auto e vedo queste missioni qua, un'indagine modulare. E dopo chiedeva di fare due tiri ottimi di fila e cinque tiri bene, ottimi, un po' così, che sono molto facili, molto rapidi da fare. Quindi andiamo a aprirci altre missioncine di Ninkada. Iniziamo da questa. Dai ragazzi, dai, 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 Ninkada. Ninkada che dovrebbe essere tipo oro, una roba del genere. Giallo oro, Ninkada. Ok, facciamo anche caramelle sue. Vediamo, vediamo. Normale, Ninkada normale. Lo lasciamo qua. Anche se potevo catturarlo per le sue caramelle, vabbè. Andiamo con l'ultima. Speriamo bene, allenatori. Dai, dai, dammela buona. Oddio! No! Ninkada Shiny! Yes! Ma in questi giorni, allenatore, ci ho messo un attimo, perché vedevo lì giallo oro, che avevo detto la colorazione era quella, ci ho messo un attimo per capire. No, Ninkada Shine, ma quanto ci sta andando di sculate in questi giorni? Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Andiamo aprendo 302, era basso, cioè più basso di quello di prima. Sicuramente farà cacare la valutazione. Però è shiny! Sì, ragazzi, sì! Preso, preso! Ninkada shiny! Ninkada shiny! Eccolo! 10, 10, 12! Ammazza che schifezza! Stellina lui! Ninkada shiny! Allenatori! Bellissimo, bellissimo! Bellissimo! È stupendo! Ma che bellezza! Che bellezza, graffio, notte sferza, bellissimo, Ninkada Shiny, che poi anche qua chissà come si presenta l'evoluzione, eh? Ninjask, qualcosa del genere, bellissimo, Ninkada, le missioni sue sono finite purtroppo, ho anche da andare a prendere il Ferro Seed qua, prendiamo anche lui al volo ragazzi. Ok, dovrei catturato, sì, vediamo. Peggio che peggio, peggio che peggio, bellissimo. Guardate, se andiamo sotto cromatico, guardate come mi è andata negli ultimi giorni, allenatori. Cioè, una roba pazzesca. Dall'evento di Darkrai, che avevo trovato il 2099. Poi Davide Nico, lo scambio con Davide Nico, che era venuto qua da me a trovarmi in Svizzera, che mi ha scambiato Stantler Shiny da evento. E un altro Darkrai Shiny. Poi lo scambio di Lillipup Shiny Fortunato, trovato Magikarp dall'uovo. Dopo dalle Lotte Go online Giratina Shiny, Cobalion Shiny, che fino adesso quindi non mi posso lamentare, li ho trovati tutti i leggendari Shiny. E dopo i soliti Sneasel Shiny,
che ancora due ne ho trovati, due maschi. E dopo il bellissimo cagnolino Shiny Growlithe, stupendo. E concludiamo con Nincada. Che conclusione, allenatori! Cioè, ma meglio di così, Nincada, che pensavo fosse un attimino più grande, proprio un insettino, bellissimo, tac tac tac, Nincada, bello bello, con le uova siamo messi così, ormai non se ne schiudono, stando in casa. Torniamo sotto le nostre missioni, qua ormai non la farò mai, cioè penso che questo mese salterò questo leggendario, vabbè. Andiamo a vedere qua, un'indagine modulare, eccola lì, l'ultima, completata, perfetto, tutte le nostre missioni completate, stupendo. Allenatori, devo dire che questi giorni di quarantena sto quasi trovando più shiny a stare a casa che quando vado in giro, cioè una cosa pazzesca, non mi lamento, come ho detto, ripeto, non mi lamento, ho trovato tutti i leggendari, poi appunto nel tragitto casa, negozio di alimentari ci sono 5-6 Pokestop che lascio andare il braccialetto automaticamente, mi porto a casa queste missioni molto facili di Nincada, apro Nincada Shiny, cioè non so, il rate è sempre 1,90 per lo Shiny Nincada, o magari hanno ridotto per questa situazione in cui siamo, non lo so ragazzi, ma accettiamo questo Nincada Shiny. E quindi allenatori, per oggi, per questa seconda parte di un'indagine modulare, da Gamer Joe è veramente tutto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Da Gamer Joe è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao allenatori! Ah, dimenticavo, fatemi sapere se voi avete acquistato il biglietto per Genesect e come vi sta andando questo evento. Alla prossima allenatori!